Arezzo più o meno un quarto di secolo fa, e a pensarci bene non poteva cominciare che qui, nella patria dei mercatini antiquari. Oggi si contano a centinaia in tutta Italia, ma il primo è nato nel cuore della città nel 1968 dall'intuizione di Ivan Bruschi, patron degli antiquari aretini. Protagonista un insegnante di elettronica, Fausto Casi, appassionato di apparecchi tecnologici d'epoca, che sulle bancarelle disseminate ogni primo sabato del mese nelle strade del centro storico è sempre andato a cercare e trovare non mobili d'epoca o soprammobili della nonna, ma apparecchi tecnologici, appunto, progenitori di quelli attuali. Nasce così una collezione immensa, con pezzi di alta qualità raccolti in tutto il mondo. Il filo conduttore è evidente. Tutto ciò che è servito a riprodurre suoni e immagini, a cominciare dal primo grammofono in assoluto, questo che, come si sente, è ancora funzionante. L'etichetta era appunto Gramophone, diventata poi la voce del padrone, con il logo del cane che si accucciava davanti all'apparecchio, riconoscendo appunto la voce del padrone di casa. Poi arriva il jukebox. Questo è del 1910, con sostituzione manuale del disco. E questo è del 1920, fabbricato a Roma, funziona a gettoni e per selezionare il disco a una sola facciata basta ruotare il carrello. Dietro queste scatole musicali c'è la ricerca degli scienziati, da Galvani e Volta per arrivare al grande Marconi. Questo è l'apparecchio del primo esperimento di radiotelegrafia, detta popolarmente telegrafo senza fili. Quanto alle immagini, la tecnologia fotografica, che era nata qualche decennio prima, all'inizio del Novecento è già avanzatissima. Più affascinante il cosiddetto pre-cinema, le scatole magiche e tutti gli strumenti grazie ai quali si potevano mettere in moto le immagini. Fino a quando i fratelli Lumière, con questa macchina a trascinamento manuale, riuscirono a far muovere la pellicola. La collezione di Fausto Casi è ospitata a Palazzo Sabatini, messo a disposizione dal comune di Arezzo, ma adesso il professore non ce la fa più. Troppo faticoso e oneroso gestire tutto da solo. E allora non manca che dare il via alla fase 2. Io vorrei che questa gestione fosse data e fosse fatta da un ente che dà le garanzie al sottoscritto come collezionista della continuità della gestione di questo materiale, che sia nel modo che io intendo oggi come conduzione per la società, per la didattica, per le scuole, per tutto quello che riguarda appunto il beneficio al territorio. La collezione è ricchissima, almeno 1000 pezzi, affollati su 500 metri quadrati. L'albero genealogico della radio, della televisione, della telefonia, del computer, di tutta quella tecnologia, insomma, che ci ha portato il mondo in casa. D'altra parte i musei costano e richiedono promozione, personale, investimenti. L'alternativa sarebbe la chiusura. Speriamo che il tempo porti consiglio e soprattutto il tanto atteso sì del comune. Questo è l'apparecchio del primo esperimento di radiotelegrafia, detta popolarmente telegrafo senza fili. Quello con i fili esisteva già da qualche decennio. Questo esemplare del 1870, Casi l'ha prestato a Martin Scorsese come oggetto di scena per Gang of New York. La tecnologia trionfa. Perfino Leone XIII nel 1903 benedice il fonografo, grazie al quale può incidere i suoi messaggi e inviarli in tutto il mondo. Poi verrà la radio e non ce ne sarà più bisogno. Quanto alle immagini, la tecnologia fotografica, che era nata qualche decennio prima, all'inizio del Novecento è già avanzatissima. Più affascinante è il cosiddetto pre-cinema.
Le scatole magiche e tutti gli strumenti grazie ai quali si potevano mettere in moto le immagini, fino a quando i fratelli Lumière, con questa macchina a trascinamento manuale, riuscirono a far muovere la pellicola. La collezione di Fausto Casi è ospitata a Palazzo Sabatini, messo a disposizione dal Comune di Arezzo. Ma un museo richiede investimenti e personale. Il fondatore custode attende che adesso il Comune lo aiuti ad attrezzare una sede degna di questa collezione. Un vero e proprio albero genealogico della tecnologia che nel giro di 150 anni ci ha portato il mondo in casa.